diciamo della giovane, che debbono fare lo sport perché è disciplina, ma allo stesso tempo non possono tralasciare di studiare. Ecco quello che bisogna dire ai giovani. Il ciclismo deve dire queste cose ai giovani. Deve dire che si può fare lo sport, perché lo sport ti ripaga sempre. Le rinunce devi fare lo sport, sono un allenamento a affrontare nuovi disagi che la vita più o meno presenta quasi sempre. Chi è che ha dato la borraccia? Coppa a Bartali o Bartali a Coppa? Ma non è quello il problema, è che due uomini rivali dopo 250 km abbiano avuto l'istinto di passarsi la borraccia. E lì, è questo, non essere andata l'uno all'altro, l'altro, è che si sono scambiati la borraccia, si sono scambiati il sorso d'acqua. Il sorso d'acqua che si scambia nei corridori. Corridori. E questi si possono stare anche 10 anni senza incontrarsi, ma quando si ritrovano è come se si fossero lasciati il giorno prima. Perché? Perché hanno diviso la fatica, hanno diviso questo sorso in fondo alla borraccia, che allora era anche da alluminio, che era anche difficile toglierle dalla gabbietta. Il ciclismo è questo. Deve essere ingannato, è il patrimonio di tutto lo sport. Al pubblico bisogna volergli bene, non bisogna tradirlo, e delle volte l'abbiamo tradito. La nostra riconoscenza al pubblico, che nonostante tutto sale in 130.000 sullo zoncolà a applaudire i corridori. Noi vogliamo bene a questo pubblico e io voglio bene a tutti voi. Grazie.